Ciao a tutti, benvenuti in questa rubrica, anzi miniserie, che parlerà di un tema per noi board gamer abbastanza scottante, cioè pimpare i propri giochi, in particolare giochi di miniature e American. E siamo qui oggi per affrontare questo argomento con Thomas, l'amico di Orco Nero. Parlaci un po' di Orco Nero. Orco Nero non è solo uno, non sono solo io, ma è un gruppo di orchi, un gruppo di laboriosi orchi dediti appunto alla pittura, alla creazione di modellini e alla modifica, e ognuno con la sua specialità, la sua tecnica. Tu, per esempio, cosa sei specializzato? Io vado sulla pittura media da cannone, nel senso che io voglio vedere soddisfazione, tante miniature velocemente, non sto a perdere nei dettagli. Poi dopo quando ho quella tutta bella schiera, allora sì che inizio a lavorare sui dettagli. Qui, a proposito di soddisfazione, vuoi dirmi che con questo tutorial, anzi, miniserie, passiamo da questo a... Ah, possiamo arrivare anche a questa. Ho salivazione veramente a manetta a vedere tutta questa cosa qui. Tu vuoi dirmi quindi che io, che sono negato, non riesco neanche a seguire i contorni dei libri per bambini, posso arrivare a, non dico questo livello, ma quasi? Sì, basta scegliere due o tre accorgimenti per poi dopo partire e avere delle basi per poi dopo progredire. Cioè, io non ti credo e tu e gli altri tuoi colleghi dovrete dimostrarmelo durante tutta questa miniserie. Benissimo, ci proviamo. Andiamo. Ciao a tutti, bentornati al nostro miniserie barra video tutorial su come finalmente pimpare i nostri board game con miniature. Siamo qui di nuovo con Thomas l'amico e adesso parleremo dei materiali necessari per arrivare a fare questa cosa. A te la parola. Allora, iniziamo con appunto il materiale, la cosa più importante da fare perché saper scegliere i giusti materiali ci permette di partire bene con un progetto, con una linea di programma di progetto. E iniziamo appunto con la classica boccetta di colore di acqua per diluire i colori, per pulire i pennelli e con una tavolozza per stendere i colori perché effettivamente vanno sempre stesi, sempre lasciati, non mai lasciati con la boccetta aperta perché sennò si seccano e via che devi ricomprarli se li lasci aperti. E con i pennelli e con un primer appunto per dare le basi. Ok, vediamo in dettaglio qualche attrezzatura, per Sì. esempio. La tavolozza, ad esempio, anche quella è una cosa importante. Io uso appunto una mattonella, semplicemente perché è rigida, mi dà un supporto stabile. C'è chi appunto per anche una linea più economica può usare un supporto rigido con dello scotch sopra, che poi deve rimetterci sopra perché è importante. Un'altra cosa, mai mettere il colore sul colore secco, perché si sfoglia, inizia a fare. Ah, quindi Perciò lo inquini. sì, esatto, perciò anche la tavolozza va sempre bagnata. Oppure con queste cose di scotch si mette uno scotch sopra e via che si riparte a lavorare. Una cosa un po' più tecnica, ma sempre alla portata di tutti, è la tavolozza bagnata. Cosa serve? Ovviamente è una spugna imbevuta d'acqua con della carta da forno dove appoggiare sopra e mettere i colori. La cosa bella è che appunto è traspirante la carta da forno, perciò permette all'umidità di risalire e non far seccare il colore. Ah, quindi è sempre liquido in questo Esatto, è modo. sempre liquido, soprattutto quando si fanno mescolanze oppure quando effettivamente si lavora un'ora al giorno, puoi mettere qui il colore e il giorno dopo è ancora lì bagnato, umido e pronto per partire. Meraviglioso. La carta assorbente immagino sarà per asciugare il Sì, asciugare il pennello. pennello perché anche lì una volta che stendi il pennello stendi il colore sulla tavolozza, deve essere ben diluito e poi pulito perché sennò tendi a esagerare troppo, caricare troppo sulla miniatura e coprire i dettagli. Ok, capisco. Ovviamente l'ultima cosa importantissima è il pennello. Il pennello è un prolungamento del proprio dito, si dice anche Sì. così. Perciò ognuno ha il suo pennello, ognuno lo usa come vuole. Sì. E anche lì partiamo da, non bisogna spendere tantissimo sui pennelli, in base a che cosa deve farci. Appunto, per le basi va benissimo anche un pennellaccio che non ha neanche la punta, aperto proprio questo ha vissuto battaglie. Su battaglie, perciò è veramente distrutta. Carriotto rosso, ma fa bene il suo lavoro, perciò è sospeso 2 lire e si prende al Brico, al Lidl, ai cinesi e fa quello che deve fare. Per i pennelli, per invece arrivare più sul dettaglio, il fine, allora un pennello di martora con una punta fine dove poter fare i dettagli e assolutamente tenerlo solo per quello. Ovviamente costa un po' di più, ma ti aiuta alla fine ad avere più precisione.
Qui ho diverse domande sui pennelli partendo da. Ci sono varie tipologie di setole. Sì, c'è quella classico sintetico che vai sull'economico, perciò si spende poco e ti dà appunto. La cosa buona è che è molto rigido, perciò riesce a fare degli effetti perché ti dà riesce a coprire, andare a coprire tutti i vari dettagli, perciò per le basi e per tetto. Poi invece quello di Martora ti dà una morbidezza per fare i dettagli finali. Qui mi dicevi che i colori che utilizzate, almeno quelli all'inizio, non hanno necessità di diluente, quindi il Sì, pennello si può lavare semplicemente esatto. Infatti sotto non ho l'acqua. detto, effettivamente è vero, mi hai stoppato che non ho parlato di colori perché effettivamente i colori, anche quello lì, ci sono tantissime gamme, perciò abbiamo la GV, abbiamo la Vallejo, abbiamo i Model Color, perciò ci sono anche gli oli, eccetera. Effettivamente come prezzi più o meno stiamo lì e ognuno ha una sua te specifica e tecnica di diluizione, perciò anche. Cioè, diluzione comunque sempre ad Sì, sempre d'acqua, acqua. come sempre, per le pitture di massa. Se stiamo parlando sempre di andare più nella pittura, quella da cannone, e iniziamo con diluizione anche d'acqua, va benissimo. E io adesso faccio un sacco di domande. E Vai, vai, vai. questo cos'è E che. questo è il primer. Dopo tutta questa descrizione, iniziamo con il primer. Perciò un buon primer serve per dare una copertura e anche una stesura uniforme sul modello per poi partire con i colori. Mi dicevi che addirittura è preferibile iniziare con un pennello, anche un pennellaccio Sì. economico, ma investire di più sul primer Esatto, perché esatto, c'è. esatto. Infatti sui pennelli puoi scegliere di andare sull'economico e avere sempre una buona resa, ma sul primer mai elemosinare perché effettivamente i primer primer economici ti parti proprio male e ti copro il dettaglio e dopo lo vedremo più nello specifico. Ok, poi quello sì, io voglio sapere cos'è, anzi lo so cos'è, L'ho ma tenuto per parlamene. ultima cosa, ma abbiamo anche appunto, lavoriamo molto anche con l'aerografo. L'aerografo appunto serve per dare una stesura uniforme su miniature, tante miniature, come ad esempio Toilette Imperium, dove ha una stesa di miniature, con un aerografo ed un compressore ovviamente riesce a stendere bene la base del colore uniformemente, addirittura dandoci anche una sfumatura iniziale. Però ovviamente lì dopo l'investimento è un po' alto, perciò se parti con un aerografo devi saper bene che stai prendendo quella strada lì perché devi prendere un aeropen da 60 euro più un compressore da 150, perciò. E anche i colori devono essere colori fatti apposta per lavorare ad aerografo. Ah, ci sono colori appositi per l'aerografo. E beh, una volta si parlava che si poteva iniziare senza il compressore con le bombolette d'aria, non so se hai mai Sì, seguito quella ma no, strada. spenderesti il doppio, anzi molto di più se poi, ripeto, parti con quella linea, perché la mia idea è mai partire a caso e cercare di concentrarsi su una, perciò se si parte con l'aerografo è meglio subito partire con un compressore. Con la bomboletta parti, ma se le bombolette è giusto per fare due o tre cose, ma se compri un aerografo da 60 euro non fai due o tre Dice cose. sì, effettivamente spero che lo utilizzi. Sì, Comunque esatto. rimane uno strumento avanzato, Sì, insomma. sì, sì. Ok. Conosci il detto che per una grande miniatura non serve un pennello grande, ma un grande Un pennello? gran pennello, sì, Assolutamente, sicuramente. concordi con Sì, me. concordo. Perfetto, direi che per i materiali è tutto, grazie.